Per non permettere a nessuno di poter fraintendere questo pezzo, è necessaria una parafrasi, una piccola traduzione simultanea. Qualcuno più grande di me una volta scrisse su un muro: "Stranieri, vi prego, non lasciateci soli con gli italiani." Con questa preghiera, Arianna non vuole dire che ama l'immigrazione non controllata e gestita da business mafioso. Sta dicendo che l'immigrazione può essere considerata e gestita senza la collaborazione della mafia in maniera sana, morale e addirittura produttiva. Albanesi, nordafricani, rumeni, moldavi, ucraini, non lasciateci in balia di certi nostri connazionali. Non abbandonateci nelle mani di quelli che vanno a passeggiare di domenica nei centri commerciali o che portano i propri figli da McDonald's per farli tacere. Vi prego. Con questa preghiera, Arianna non sta dicendo che gli italiani sono tutti dei cazzoni. Non lasciateci nelle grinfie dei nostri vicini di pianerottolo che vanno a sfasciarsi di slot machine tutte le sere. Sta semplicemente dicendo che ci sono tantissimi cazzoni in Italia, per cui è meglio lasciare arrivare tantissime brave persone e che le brave persone, esattamente come le cattive persone, si trovano un po' in tutti i paesi del mondo. Stranieri, per favore, aspettate, ascoltate un attimo, non fatevi convincere da questo razzismo di tendenza gridato nei condomini, sulla metropolitana, non date retta a certi telegiornali, alle signore sull'autobus. Qui Arianna non sta dicendo che siamo tutti un po' razzisti. Sta dicendo semplicemente che l'opinione pubblica e i media stanno in qualche modo solleticando quello che è il pregiudizio dentro a ciascuno di noi, e cioè che l'altro, lo straniero, sia male. Non è così. Ascoltateci. Perché l'alternativa di restarcene tra noi ci atterrisce. La possibilità che le frontiere chiudano e che non accolgano più persone provenienti da altri paesi presuppone un dramma per noi, e cioè che si resti inter nos, che ci si droghi col calcio per non pensare, che si guardi ballando sotto le stelle, amici. Qui Arianna non sta dicendo che tutti gli italiani guardino Maria De Filippi, ma comunque c'è un bel po' di milioni la guardano. Ma Maria De Filippi non ha fatto nulla di male. Che si resti tra di noi e si dimentichi anche quel poco di inglese, di francese, di spagnolo che proviamo a masticare. E si resti così, con il nostro italianese. Sempre più gente che dice: "Se stassero, sì, se migliorerebbe il tempo." Che si resti tra di noi con il rischio di continuare a farci derubare dalla pubblica amministrazione, dall'esattoria, dalle multinazionali, convinti che sia meglio comunque farsi rapinare da gente vestita per benino piuttosto che farsi borseggiare da un criminale, che ci sarà senz'altro tra di voi, perché i criminali sono un po' dappertutto. Ma qui Arianna non vuole dire di far entrare così tutti liberamente, soprattutto quelli con la fedina penale sporca o che hanno compiuto dei crimini negli altri paesi, no. Sta semplicemente invitando ad una riflessione. Qual è la differenza che un criminale sia italiano o che un criminale venga da un altro paese? È un criminale. I criminali sono un po' in tutto il mondo e che è giusto gestire le migrazioni con intelligenza e non con pregiudizi. Stranieri, vi scongiuriamo, non lasciateci soli. Proseguite il tipico percorso che ha il flusso migratorio, che è legato a dei movimenti che sono irrazionali, inarrestabili, ma soprattutto che hanno l'epilogo incredibile, meraviglioso e sempre costruttivo della contaminazione. È bella la contaminazione. Non lasciateci sole qui a riprodurci con i concorrenti dei quiz di Amadeus, con gli imprenditori che guidano le Ferrari fucsia e arancioni e che scendono dalle auto con i loro mocassini, con le nappine e i jeans skinny, coi risvoltini. Qui Arianna non vuole dire che non è bello che una famiglia sia italiana al 100%, che gli italiani fanno tutti schifo al cazzo, ma che è bello lasciarsi contaminare. E ne sono la prova città come New York, come Barcellona, come Madrid, che fanno della contaminazione e della multirazzialità una forza. Prostitute nigeriane, vi prego, rimanete tra di noi perché avete molta più dignità dei vostri clienti con i risvoltini. Qui Arianna non sta dicendo che il racket della prostituzione sia una cosa positiva, ma che la maggior parte dei clienti sono italiani.
Il cliente, il consumatore, incentiva il mercato. Indiani, filippini, boliviani, non andatevene. Non togliete i vostri figli dalle nostre scuole, togliendoci l'unica possibilità che abbiamo per far conoscere ai nostri figli qualcosa in più di altre culture. Qui Arianna non sta dicendo che il centro estivo è una merda. Qui Arianna sta dicendo che è bello vedere delle classi piene di bambini di tutti i colori. È anche bello così a livello di pantoni. Stranieri, vi scongiuriamo, rimanete con noi, non lasciateci soli con certi nostri connazionali che magari leggono libri di cucina ma comprano i surgelati, prenotano le vacanze dall'altra parte del mondo per poterlo dire agli amici ma poi restano dentro al loro cazzo di villaggio turistico. Salgono sul tram senza biglietto ma poi cambiano ad ogni stagione il guardaroba. Per non parlare di quelli che comprano i passeggini ai cani, stranieri. Se per caso però vi accorgeste poi che il nostro paese non è così fighissimo, portateci con voi. Troveremo un altro posto se non vi va di tornare a casa. Mi rendo conto che il vostro paese magari sta molto peggio di noi, ma troveremo un altro posto, ok? Un posto dove ci si renderà conto che l'immigrazione gestita in maniera sana è un valore aggiunto. Qui Arianna non vuole denigrare l'Italia, altrimenti non sarebbe tornata, porca puttana. Qui Arianna vuole semplicemente invitare ad una riflessione che vada oltre a quello che leggiamo sui giornali, vediamo al telegiornale e a quello che ascoltiamo oppure leggiamo su questi benedetti malefici social. L'immigrazione regolamentata è una cosa molto bella. E prima gli italiani è uno slogan